Calcoliamo il seguente integrale doppio esteso ad a di x quarto per y quadro per il logaritmo naturale di x in dx dy, dove a è il dominio piano tale che x sia compreso fra 1 e 2 e y in modulo sia minore o uguale di x. Come al solito andiamo a rappresentare il nostro dominio tenendo conto che il modulo di y è minore o uguale di x quando y è compreso fra meno 1 fratto x e 1 fratto x. Doppia disequazione che possiamo risolvere considerando le due rispettive equazioni, sinistra e destra, y uguale meno 1 fatto x, y uguale 1 fatto x. Allora, y uguale 1 fatto x è l'iperbole equilatera del primo e del terzo quadrante, mentre invece y uguale meno 1 fatto x è la stessa iperbole equilatera, avente sempre come asintoti gli assi cartesiani, ma del secondo e quarto quadrante. Evidente come x uguale a 1 è questa retta verticale passando per il punto 1, 0 sull'asse delle ascisse. X uguale 2 è questo. Ora, visto che x è compreso fra 1 e 2, quindi significa la striscia, questa striscia qua che indichiamo in questo modo, e visto che y compreso fra meno 1 su x e 1 su x sarà, lo rappresentiamo con linee invece verticali, tutto dentro i rami di iperbole, quindi tutto qua, è evidente che il dominio A sarà, lo vado a rappresentare proprio questo qua. Vedete? Eccolo là. Che è un dominio chiaramente simmetrico rispetto all'asse delle ascisse, simmetrico rispetto all'asse delle x, e pertanto possiamo subito verificare se la funzione è dispari rispetto all'asse delle y, scusa, dispari rispetto ad y, alla lettera y, stavo pensando all'asse asimmetria. Se la funzione è dispari rispetto alla lettera y, ok, che vuol dire che f di x meno y è uguale a meno f di xy, no? In quel caso l'integrale è nullo, ma la funzione chiaramente non è dispari, e non è dispari, notiamo, tra l'altro, né rispetto alla lettera x né rispetto alla lettera y. Quindi l'unica cosa che potremmo fare è sfruttare il fatto che questo qui lo possiamo evidentemente semplificare in. E possiamo indicare questo qua, quello cioè relativamente alla parte positiva delle ordinate, come a con 1. E quindi possiamo scrivere che quell'integrale è pari a 2 volte integrale doppio esteso ad a con 1 di x alla quarta y al quadrato che moltiplica ln di x in dx di y. Perché in questo caso possiamo farlo visto che abbiamo la simmetria rispetto all'asse delle x, dove evidentemente a con 1 è un dominio normale rispetto ad x, e dove evidentemente la x è variante chiaramente fra 1 e 2, la y sarà variante da questa retta orizzontale che abbiamo passato per origine, l'asse delle x 0, e appunto l'iperbole 1 fratto x. È questo allora che possiamo effettivamente dire. E quindi, cancellando il dominio, facile da rappresentare, e anche visto che c'è la simmetria, abbiamo potuto anche semplificare. Questo sarà 2 volte integrale tra 1 e 2 di dx, ma a questo punto ci mettiamo anche x quarto e ln di x dx, per l'integrale tra 0 e 1 fatto x di y quadro dy. Risolviamolo. Integrale di y quadro di y è y cubo terzi, quindi abbiamo un terzo che portiamo fuori e diventa qui un 2 terzi. Integrale fra 1 e 2 di x alla quarta ln naturale, logaritmo naturale di x che moltiplica appunto y cubo, che andremo a comprendere tra 0 e 1 fatto x. Oh, 0 al cubo è 0, 0 quindi la seconda parte del teorema fondamentale del calcolo integrale ci porta a 0. A questo punto andiamo a sostituire 1 su x, abbiamo 2 terzi, integrale tra 1 e 2 di x quarto logaritmo naturale di x che moltiplica solamente 1 su x cubo, 1 su x tutto al cubo, che si può scrivere come 1 al cubo diviso x cubo, quindi 1 su x cubo tutto in dx uguale 2 terzi integrale tra 1 e 2 x quarto su x cubo x semplicemente di x logaritmo naturale di x che è un integrale facilmente, si può risolvere facilmente per parti. Andiamo a cancellare qui, cancelliamo anche il dominio. Vedete come è semplice quando il dominio è simmetrico rispetto a uno dei due assi o rispetto a entrambi. Diciamo che è veramente semplice. Quindi abbiamo un 2 terzi integrale
la terza quadra, vi ricordo che nell'integrale di x, logaritmo di x, logaritmo di x è il fattore differenziale, x è il fattore finito, quindi l'integrale, chiedo scusa, ho detto che è il contrario, x è il fattore differenziale, logaritmo di x è il fattore finito, visto che non può essere integrabile, l'integrale di x è x quadro mezzi, f per g, se f'x f è x quadro mezzi per g, logaritmo naturale di x, che comprendiamo evidentemente fra 1 e 2, meno un mezzo che sta fuori, integrale di f per g', quindi di x quadro, per la derivata del logaritmo di x che sappiamo essere 1 su x dx, uguale, naturalmente il 2 terzi sta tutto fuori, 2 terzi, aperta graffa, x quadro mezzi logaritmo di x compreso fra 1 e 2, applichiamo il teorema fondamentale calcolo integrale, abbiamo un 4 mezzi, logaritmo naturale di 2 meno 1 mezzo 1 quadrato 1, logaritmo naturale di 1 che però è 0, quindi questo poi lo semplificheremo. X quadro su x è x, l'integrale di x l'abbiamo già fatto, x quadro mezzi per meno un mezzo e meno x quadro quarti, che evidentemente è compreso anch'esso tra 1 e 2. Chiusa graffa, uguale. Tutto molto semplice rispetto ai calcoli che abbiamo fatto nei precedenti integrali, sicuramente molto più complessi ed elaborati. Calcolosi, come dicono alcuni, uguale. Aperta graffa, logaritmo di 1 è 0, 0 per meno un mezzo è 0, 4 mezzi logaritmo di 2 è un 2 volte logaritmo naturale di 2. Qua abbiamo, ancora una volta, applichiamo il teorema fondamentale calcolo integrale, meno 2 al quadrato fa 4, 4 quarti è un meno 1, più evidentemente 1 al quadrato fa 1, un quarto. Si cambia il segno perché c'è il teorema fondamentale del calcolo integrale è costante di su sostituita alla x meno costante di giù sostituita alla x. Chiusa graffa. Allora abbiamo in definitiva che 2 terzi che moltiplica, aperta quadra, 2 logaritmo naturale di 2, 1 quarto meno 4 quarti meno 3 quarti. Questo qui è il risultato finale del nostro integrale doppio. Vediamo il seguente esercizio, integrale doppio esteso al dominio a di x più y che moltiplica e elevato x quadro più y quadro, in de x, de y, dove a è il dominio piano individuato dall'unica limitazione che è modulo di x più modulo di y minore o uguale di 1. È un testo, un esercizio tratto da un testo di matematica, di analisi, utilizzato in molte parti d'Italia, da cui ho tratto anche altri uno o altri due esercizi. Gli esercizi non presentano né soluzioni né tantomeno gli svolgimenti. Il testo è intitolato Analisi matematica, è della McGraw-Hill e gli autori sono Bersh, Dal Passo e Giacomelli. Il testo è un testo per chi ce l'ha abbastanza complesso, ma utilizzato da nord a sud in moltissime, consigliato dai docenti nei corsi, in moltissime appunto università italiane. Risolviamo questo esercizio che non presenta soluzioni, lo sono andato a inserirlo in questo video dove è presente quello precedente che ho già evidentemente risolto. Disegniamo come al solito il dominio A in questo caso, tenendo presente che dobbiamo fare riferimento a questa unica disequazione, modulo di x, modulo di y minore o uguale di 1. Dunque, teniamo conto subito di un fatto. Discutendo i due valori assoluti, ovvero il modulo di x che vi ricordo vale x se x è positivo, vale meno x se x è negativo, il valore assoluto di y ugualmente che vale y se y è positivo e vale meno x, vale meno y se y è negativo, spero di non legarmi la lingua, ci portano a quattro disequazioni che sono appunto queste: x più y minore o uguale a 1 quando sia x che y sono entrambi positivi, meno x più y minore o uguale di 1 quando è a essere negativa è la x, a essere positiva è la y, meno x meno y minore o uguale a 1 quando a essere negativi sono sia la x che la y, x meno y minore o uguale di 1 quando a essere negativa è la y, mentre la x invece è chiaramente positiva. Sono quattro disequazioni facilmente rappresentabili nel piano in quanto fanno riferimento, se a posto delle disuguaglianze consideriamo le uguaglianze, stiamo parlando di tutte rette, la prima è la retta y uguale 1 meno x, che ve lo ricordo è la retta parallela alla bisettrice secondaria y uguale meno x, che passa per i punti rispettivamente 1, 0 e
0,1 rispettivamente sull'asse delle ascisse e sull'asse delle ordinate. Questa è y uguale 1 meno x. Naturalmente, poi le risolviamo tutte quante. Qua abbiamo invece un y uguale 1 più x, che è questa volta, attenzione, è la parallela alla bisettrice primaria, questa volta del primo terzo quadrante, y uguale 1 più x, che appunto è questa volta, è questa, dove questo è il punto sempre 0,1, ma attenzione, la retta y uguale 1 più x interseca l'asse delle ascisse, questa volta nel punto di coordinate meno 1, 0. Poi abbiamo la y uguale meno x meno 1, che è la parallela alla y uguale 1 meno x, ma questa volta, che attenzione, passa per i punti, eccola qua, ci possiamo stare, per i punti meno 1, 0 e 0 meno 1 sull'asse delle ordinate, e infine y uguale x meno 1, che questa volta è la parallela alla y uguale x più 1, ma questa volta passante per i punti 1, 0 sull'asse delle ascisse e 0, meno 1 sull'asse delle ordinate. È evidente che se andate a fare le solite prove con i punti, vi verrà il dominio che è proprio qua dentro, quindi una sorta di un rombo, insomma, un parallelogramma, eccolo lì che vi ho segnato. Questo qui è sicuramente, certamente, è il dominio A che ci fornisce il testo. Eccolo qui. Dominio che presenta una doppia simmetria, cioè è simmetrico sia rispetto all'asse delle ordinate, l'asse delle y, ma anche rispetto all'asse delle ascisse. Vi ricordo allora che quando succede così, la prima cosa da fare è la certezza che, visto che c'è simmetria sia rispetto all'asse delle ascisse che rispetto all'asse delle ordinate, dovremmo mettere quattro volte davanti all'integrale doppio e, anziché considerare tutto il dominio A, considerare questo triangolino qui, ovvero A con 1, per esempio, che è quello che sta sostanzialmente contenuto nel primo quadrante, dominio normale in quel caso rispetto all'asse delle ascisse. Però, prima di fare questo, si va a controllare che se eventualmente la funzione sia dispari. In questo caso è sufficiente che la funzione sia dispari o rispetto all'asse che ho scritto sia dispari, o rispetto alla lettera x, o rispetto alla lettera y, o anche rispetto a entrambi. In quel caso l'integrale, in uno di questi tre casi, l'integrale è certamente nullo. Perché? Allora, la simmetria c'è sicuramente rispetto all'asse delle y, ma allora la funzione in quel caso è sufficiente che sia dispari rispetto alla lettera x per dire che l'integrale è nullo. C'è simmetria rispetto all'asse delle y, allora in quel caso sarebbe sufficiente dire che la funzione è dispari rispetto alla lettera y per dire appunto che l'integrale è nullo. E visto che qua c'è la doppia simmetria, se c'è disparità sia rispetto alla x che rispetto alla y, lo stesso discorso, l'integrale è nullo. Perché evidentemente se andassimo a sostituire, ve lo faccio notare, al posto della x meno x e al posto della y, in quel caso, vedete, non è evidentemente dispari rispetto alla x, non è dispari nemmeno rispetto alla y, perché se andassi a sostituire al posto della x la x e al posto della y meno y, ci verrebbe un qualcosa di differente. Qui no, ma qui sì. Attenzione però, vi ricordo che l'integrale è nullo in questo caso, anche se la f di meno x meno y è uguale a meno f di xy, che in pratica significa disparità sia rispetto alla lettera x che rispetto alla lettera y. E visto che in questo caso parliamo di simmetria del dominio sia rispetto all'asse delle y che rispetto all'asse delle x, è evidente che in questo caso l'integrale è evidentemente nullo. E infatti la funzione, notiamo che se al posto della x andasse a mettere meno x e contemporaneamente, simultaneamente, al posto della y andasse a mettere meno y, avremmo un f di meno x, punto e virgola, meno y, che in quel caso sarebbe pari. Allora, qui non cambia niente perché meno x quadro è sempre x quadro e meno y quadro è sempre y quadro, ma qui verrebbe lo scrivo qua, meno x meno y, tutto che moltiplica 1 elevato, rimarrebbe sempre questo x quadro più y quadro come esponente di questo numero di Nepero, ma qui raccogliendo un meno a fattor comune mi viene proprio meno, aperta la tonda, la funzione integranda, quindi x su y che moltiplica e elevato x quadro di y quadro, cioè meno f di x, cioè una funzione dispari sia rispetto alla lettera x che rispetto alla lettera y, e come dice la regola in questo caso possiamo subito dire, senza evidentemente andare a risolvere l'integrale, che peraltro non sarebbe semplicissimo da risolvere, possiamo facilmente dire come l'integrale in questo caso sia nullo. E pertanto, concludendo, per via di queste simmetrie che abbiamo già esplicitato e studiato in precedenza, questa integrale vale 0.